dell'Istituto Bruno Leoni, che qui ringrazio. Questa sera io sono Giulio Maria Montini, mi presento per chi non mi conoscesse. Questa sera abbiamo veramente l'onore di presentare un libro, Liberiamoci, di un ospite internazionale, Pascal Salen, di cui siamo veramente grati, siamo veramente onorati di avere qui con noi. Pascal Salen, che è professore onorario presso l'Università Paris Dauphine, scusate il mio francese, la mia pronuncia, io non lo mastico, e è il capofila, non so come definirlo, della scuola austriaca di economia in Francia. Insieme a questo grandissimo ospite internazionale abbiamo Alberto Mingardi, chiamato Pezzo da 90, è il direttore dell'Istituto Bruno Leoni, che abbiamo l'onore di avere qui oggi ancora, vi dico ancora perché praticamente ci ha battezzato quasi praticamente un anno fa, era il 12 novembre 2013 insieme a Piero Stellino, presentando il suo libro L'intelligenza del denaro. Ringrazio ancora i nostri ospiti. Questa sera presentiamo il libro Liberiamoci. Liberiamoci è un libro, un ottimo libro che si legge d'un fiato, ma oltre ad essere un libro credo che sia soprattutto un'esortazione. Un'esortazione perché tutti noi possiamo riprenderci in mano le nostre vite, nel senso in tutti gli aspetti in cui sia possibile. Sotto questa esortazione c'è di base un concetto, che è quello che l'economia non è questa grande macchina di cui i governi possano maneggiare e manipolare tutte le leve. È un'economia e l'attività economica è il risultato inconsapevole e impensabile di numerosi e infinite decisioni di numerosi individui. Questo concetto alla base dell'esortazione è stato previsto, è stato spiegato anche da Alberto l'altra volta quando è venuto a presentare il suo libro dell'intelligenza del denaro. Questa comunione di pensiero, ecco, credo che verrà fuori e verrà risaltata dalla presentazione di questa sera. Io non vi annoio, lascio la parola a Lorenzo Maggi, il segretario dell'associazione, nonché traduttore dei libri di Pascal Salen, credo che questo gli vada riconosciuto. Io vi ringrazio di essere qui e vi auguro una buona serata. Grazie. Grazie Giulio, grazie a tutti, con la consueta ormai mezz'oretta di ritardo, cominciamo finalmente la nostra serata, appunto occasionalmente di venerdì, non le nostre serate lunedì sera, ma insomma per accogliere un ospite, un vero e proprio maestro del pensiero, oltre che un economista come Pascal Salen, che peraltro, che per chi non lo conoscesse, è esperto e ha scritto e davvero illumina le menti, apre lucchetti di meccanismi mentali incrostati che riusciamo ad avere in mille aspetti. Ha scritto tranquillamente, quando volete occuparvi di quando oggettivamente la crisi è colpa del capitalismo, rispondete con ritornare al capitalismo per evitare le crisi, e spiegate esattamente che è esattamente l'opposto, cioè che c'è una carenza di capitalismo che è quello che ha probabilmente portato alla crisi finanziaria attuale. Se si parla di tasse, questo è veramente un capolavoro. La tirannia fiscale davvero dovrebbe essere studiata da qualunque cultore di scienze delle finanze, ma credo da qualunque contribuente. Nel caso in cui abbiate figli o stiate studiando all'università e vi si spiega la teoria della concorrenza perfetta come un ideale a cui aspirare, chiaramente avete anche qua il libro di Pascal Salen, La concorrenza, in cui ci spiega che appunto l'ideale di concorrenza perfetta non solo è un'utopia, è una cosa che non è raggiungibile, ma è addirittura poco auspicabile, non si dovrebbe neanche ipotizzare, perché sarebbe una situazione in cui non c'è innovazione, c'è staticità, eccetera. Se oggi magari un po' meno, quando ci sono ancora lo global in giro che vi spiegano che la globalizzazione è assolutamente la colpa, una cosa assolutamente negativa per tutte, avete globalizzazione o barbarie, perché è la vera alternativa, o c'è la globalizzazione o c'è la barbarie. Se invece banalmente, questo purtroppo è uno dei pochi non tradotto ancora in italiano, che è un manuale di macroeconomia, purtroppo questo è in lingua originale. Se chiaramente invece volete davvero impegnare una lettura costruttiva, formativa, da fare davvero con calma, questo è la Bibbia di Pascal Salen, ovvero Liberalismo, e questo è veramente un capolavoro. Oggi discutiamo dell'ultimo, ovvero Liberiamoci, ci ha spiegato Giulio, un vero e proprio appello a italiani e francesi a liberarsi dalla schiavitù, a liberare le menti, e io vi rovino il finale, vi
leggo solo la parte finale, poi lascio la parola a Pascal Salenti. Non possiamo di più vivere così. Non è da una semplice alternanza politica che dobbiamo aspettarci di tutto, ma da un profondo e rapido arretramento della politica. Così vi si dice di continuo che è stato fatto ogni tentativo per sconfiggere la disoccupazione, che bisogna semplicemente aumentare l'interventismo statale, la regolamentazione della spesa pubblica. Ma non è vero, non si è tentato di tutto. Non si è tentata la sola ricetta che porterebbe al successo, quella che consiste nel dire ai uomini di Stato: liberateci. Liberateci dalle vostre regolamentazioni soffocanti, liberateci dalle vostre imposte schiaccianti. Lasciateci fare e vedrete ciò che siamo in grado di fare. Pascal Salenti, a lei. I am sorry, I cannot speak in Italian, a beautiful language, so I speak in English. It is a French English, maybe it's more understandable for Italian people than the American English. Anyhow, and Alberto Mungardi will be kind enough as to summarize what I say in Italian. So first I would like to thank Lodi Liberal and Instituto Bruno Leoni for inviting me this evening. I'm very pleased to be here. I'm actually, this is the first time I'm Lodi and discovered this nice city right now. Invited for just to speak about this book. I will not summarize the book. If I was to summarize too much, they would not buy it, so it's better. I just turned around this book. First, I would like to explain why I wrote this book. I wrote this book because I think we are all in a difficult situation, and by the way, the problems in Italy seems to me to be very close to the ones in France. We have this situation which is sometimes called eurosclerosis, which means that there is a low rate of growth, a high rate of unemployment, and so on. And people are unsatisfied, they have lost the hope that their standard of life could improve. And I have the feeling that more and more they know that recognize that our systems have failed. Our systems have failed, but they don't know how to replace it. They don't know because they have not been educated in the right way, which, in my opinion, is just to free people. And so I wanted to try to explain in simple words which are the principles which can explain the working of a free society. Because I think that there will not be any change in politics if there is not first a change in minds. And so it is very important to try to spread the ideas of liberty. Economic problems are very difficult, very complex quite often. But anyhow, there are some simple principles that people have to know in order to be able to understand these problems. And that's also what I wanted to illustrate, that the main problem we meet in our societies can be understood only if you have strong principles. So there is a paradox, because people always want to be free, they say, I want to be free. But meanwhile, they are asking for protection from the state, for benefits from the state. And in some sense, it is rational, because whenever the state is proposing to offer benefits, people want to get resources without having to make effort for that. They are induced to do it because there is a supply of benefits by the state. And the political process brings to this situation. It is the interest of politicians always to propose new benefits to people. But this has perverse effects. And there is a sort of vicious circle, because the more the state is intervening, the worse is the solution, the situation. And so in order to try to cure the problems,
the state is adding one more reform, one more tax and so on. So there is this vicious circle of all ever increasing state intervention. And the problem we have is how to break this vicious circle. So I would like first to give you some examples of the perverse effects of state intervention and the reason why we have to claim that we want to be free. The problem quite often comes from the fact that politicians try to modify what is visible, and they don't care about the reasons why we have such a state of affairs. They don't really know how people behave, but everything in a society is a result of the behavior of people. But politicians are ignorant of human action, ignorant of the processes, quite complex, quite often, which gives the reasons which they want to modify. So let me first take the example of rent control. In many countries there is rent control, and our socialist government is introducing rent controls in France. The politicians want to give some gift to a part of their voters, and they have the feeling that the tenants are more or less exploited by the owners of housing, of apartment. So they decide to limit the price of rents. And the consequence is quite obvious. The consequence is that there are less and less people who want to invest in housing because the return is too low. We have seen that in France right now. There was a law passed only 1 or 2 years ago, and this year there are less houses and apartments built just because people are reluctant to. So that's an example of vicious circle, because the government will react to that by deciding that you are obliged to do that and that, it will intervene more and more. I think I'll go step by step. So you're okay. Making points, we make points to points. Allora, anzitutto si è scusato, ovviamente, come avrete capito, di non parlare l'italiano, ma ha detto che il suo inglese è, per fortuna, un inglese un po' francesizzato. Ed essendo un inglese un po' francesizzato, immagino che sia più facile da capire per tutti. Siamo qui a parlare del suo ultimo libro, questo Liberiamoci, tradotto per l'appunto da Lorenzo per i libri, e la ragione per la quale l'ha scritto è quella che voleva esprimere in modo molto semplice i concetti basilari che riguardano le idee della società libera. Perché? Perché viviamo in un momento evidentemente molto problematico, ne siamo ben consapevoli. I problemi della Francia sono simili ai problemi dell'Italia, c'è questa eurosclerosi che sostanzialmente si presenta attraverso due grandi fenomeni che ci preoccupano: da una parte la disoccupazione che è alta, invece dall'altra la crescita che è bassa, quando non invece negativa. E non a caso, dice, l'eurosclerosi è così preoccupante, è così chiaramente compresa dalle persone come un fenomeno preoccupante, che possiamo sentire che c'è una grande insoddisfazione per il modello attuale. La gente si è convinta che il nostro modello sociale ha fallito, però non sa che cosa ha fallito, non riesce, fa fatica a capire quali siano le cose che sono andate storte. Allora, i problemi economici, diceva il professor Sarenzo, sono spesso molto complessi, però ci sono dei principi invece molto semplici, i quali è necessario avere comprensione, perché altrimenti non si riesce neanche ad avvicinare quelli che sono i problemi della società. Questo libro è un tentativo di spiegare quei principi, immaginando che qualsiasi cambiamento politico richiede anzitutto un cambiamento a livello delle idee. Non c'è cambiamento possibile in politica se prima non cambia la testa delle persone.
Le persone vogliono essere libere, è una costante, tutti desideriamo essere liberi, ma nello stesso tempo quelle stesse persone che desiderano essere libere sono affezionate e talora richiedono privilegi e benefici da parte dello Stato. Questo è assolutamente comprensibile e qui si va al cuore del suo argomento, perché lo stesso processo politico e il modo in cui funziona l'interventismo pubblico fa sì che in realtà privilegio chiami privilegio, intervento chiami intervento. Quindi è un circolo vizioso. Questo circolo vizioso funziona in questo modo: più lo Stato interviene, più le cose peggiorano, ma nello stesso tempo il fatto che le cose peggiorino crea domanda per ulteriori interventi dello Stato. Dove sta? Come si può pensare? Qual è la via alla comprensione delle cose che può esserci utile per risolvere questo circolo vizioso? Il professor Salen richiamava un'espressione molto famosa di un altro importante economista francese di qualche anno fa, il problema è che i politici si concentrano esclusivamente su ciò che si vede, osservano l'esistenza di un problema di qualche tipo e propongono delle soluzioni per quel particolare problema, senza però interrogarsi sul perché quella situazione è andata a palesarsi. In qualche maniera curano solamente i sintomi della malattia senza interrogarsi invece sulle cause. I politici sono né più né meno di tutti noi semplicemente ignoranti. Questa loro ignoranza, unita agli incentivi del processo politico stesso, li porta a focalizzarsi esclusivamente sui sintomi dei problemi e sulle cause. Vuole quindi fare qualche esempio di circolo vizioso. Il primo esempio di circolo vizioso è il blocco dei finti. Il blocco dei finti, che diceva è stato ripristinato in Francia un paio di anni fa, coincide grossomodo con questa situazione. La classe politica decide di fare un regalo a un pezzo del corpo elettorale. Questo pezzo del corpo elettorale sono gli inquilini, perché si pensa che gli inquilini siano in qualche maniera sfruttati dai proprietari dei immobili. Allora, per agevolare gli inquilini contro i proprietari di immobili, si decide di imporre un prezzo massimo a quanto un inquilino deve pagare al proprietario della sua casa. Che cosa avviene però? In questo caso, una norma che dovrebbe essere utile appunto per gli inquilini stessi finisce per avere una conseguenza inaspettata, cioè diminuisce di molto l'incentivo e nel fare nuove case e soprattutto nel mettere a rendita, nel proporre in affitto le case che esistono già. Pertanto una norma che è pensata per agevolare gli inquilini ha in realtà l'esito di diminuire l'offerta di appartamenti in affitto. L'offerta di appartamenti in affitto, ovviamente il beneficio presunto è totalmente, diciamo così, annullato. Questo è un esempio classico di circolo vizioso, anche perché per ovviare allo stesso sistema, dicevo, la Francia, per esempio, oggi, dopo questa norma di 2-3 anni fa, che cosa fa? Si mette a inventare incentivi dall'altra parte, no? In modo che ciò che è stato tolto, bloccando i prezzi e impedendo una determinazione libera del prezzo degli affitti sia in qualche maniera compensato. Abbiamo il controllo dei prezzi da una parte, una serie di incentivi alle ristrutturazioni, piuttosto che li conosciamo anche in Italia, politiche simili ovviamente dall'altra, e intervento statale, chiama intervento statale per risolvere un problema che esiste in ragione dell'originario intervento statale. So I just mentioned the problem of rent control. I could mention a lot of examples. I just quote by passing the determination of the rate of interest by the state. I shall come back to that at the end of this presentation, but it's about the same problem. Governments quite often, or monetary authorities, impose a low rate of interest with the idea that it will stimulate investment. But one consequence, among other ones, is to decrease savings. But I would like to insist on something which is very important, which is the labor market. First, there is a problem of the minimum wage. It seems that it is very nice for politicians to impose a minimum wage. But one consequence is, for instance, that young people who are not yet much competent, not well adjusted to the
work in enterprises have not the opportunity to begin to work because their productivity at the beginning is rather low, and it would be better for them to begin with a lower wage than the minimum wage, and little by little they would improve their situation. But I would like to insist mainly on the problem of regulations of the labor market. And for instance, in many legislations, many regulations, in many countries, politicians are starting from a sort of Marxist view, according to which the wage earners are exploited by the capitalists who are extracting a value from them. And I think that it is that this idea which is inspiring labor legislation. It pretends to protect wage earners against greedy capitalists. But the reality is completely different. Just because what is an enterprise? What is a firm? A firm is a set of contracts, especially contracts between an employer and wage earners. And we do know that whenever there is a free contract, both contractors gain, if not they would not do the contract. The wage earner is happy to find a job, to have a salary and so on. And the employer is happy to have the possibility to hire a wage earner. So it is not exploitation by the entrepreneur of the wage earners. It is a system in which there is a symmetry of rights, and all people gain from contracting for a job. You were just quoting the great economist Frédéric Bastiat. By the way, I recommend to all of you, if you have not already done it, to read Bastiat. It's really fantastic. And Bastiat has a very nice example. He takes the example of a team of workers who are organizing the work together to produce something. And they have the feeling that it is difficult to organize them, there is a risk of production and so on. So they hire an entrepreneur. We are not accustomed to that because we know that quite normally the entrepreneur is hiring the workers. But he took exactly the reverse. And I think it is important because there is even a problem of language. We say the employer is hiring or firing the workers. But we should also say a worker is hiring the entrepreneur. He is firing him when he leaves the enterprise. He is firing the entrepreneur. He no more wants to work with him. So from this point of view, there is a symmetry in reality, but the language is different whenever one refers to the employer or refers to the worker. And we may try to change the language in this respect. So, for instance, when ending a contract, it is certain that if a worker is fired by his employer, it has a cost for him, he has to find a new job and so on. But there is also a symmetrical problem. Whenever a worker is leaving the enterprise, it is a cost for the employer. He has to find a new worker to educate him and so on and so on and so on. Is a real investment. So there is a symmetry in reality, but legislation doesn't know that. Legislation considers that you have to protect the wage earners and not the employers. And so it is introducing distortions and this vicious circle I mentioned already. Because in reality, people are supplement one to the other. It would be, I think, quite often better to end the contract whenever
there is no no possibility for the employer and the wage earner to work together for many reasons. First, if ever the legislation obliges an employer to keep a wage earner, in spite of the fact they are not satisfied one with the other, we don't care about the responsibilities of each, but it means that the work cannot be done in a good condition in the enterprise. It is better, like for a divorce, it is better just to have a contract that imposing to go on with a contract which cannot work anymore. There are also very important global consequences, and I think we know that very clearly. Whenever it is difficult for employers to fire the wage earners, they are more reluctant to hire wage earners. And this is one reason why we have unemployment. So this is really a vicious circle. And the more unemployment there is, the more legislation is decided in order to protect the wage earners. Because I agree that whenever there is a high rate of unemployment, it is more difficult for a wage earner to be fired. But you see, this vicious circle is very, very difficult. And I will come back to this problem of unemployment at the end. But if we were in a situation of full employment, firing people would not be a problem. Would not be a problem because the wage earners could find a very easily another job. And maybe you remember that some years ago you could read in newspapers articles in which it was said that in the US there was a very low rate of unemployment and employers were doing a lot of things in order to try to keep their wage earners. They did not want them to leave, and they gave them cars and so on. So in a situation of full employment, it appears more clearly that there is this symmetry of rights between people, that it is not dramatic to fire someone. I should even say that in some sense, it may be shocking to hear that, but anyhow, I say it. In some sense, it is the duty of an entrepreneur to fire wage earners. Why is that? Because all economic progress in humankind has existed because of innovations, and innovations make old activities obsolete, and new activities are developing. So it is a necessity to fire people who are working in obsolete activities, and they go to the more innovative activities. But if ever you put obstacle to this process, then you have less growth and you have an unemployment. It is, I think, one of the most important perverse effect and vicious circle we have. I just want to add one example. In the 90s, in New Zealand, there was a lady, we know her, Ruth Richardson, who has been appointed as Minister of Finance. And in 6 weeks, it's not much, in 6 weeks, she suppressed all labor laws. And the consequence was that about in 2 years of time, the rate of unemployment decreased by 50%. And the leaders of the trade unions had no more work as leaders of trade unions, and they became experts in the labor relations. They earned much more money, they were very satisfied. So it is an example of the consequence you have whenever you break the vicious circle I just described. Dopo l'esempio del sblocco dei fitti, il professor Salerno ha fatto l'esempio della, molto
brevemente, perché è un tema sul quale tornerà a conclusione della conferenza, della determinazione del tasso di interesse da parte delle autorità monetarie o delle autorità governative in generale, perché è un esempio di circolo vizioso, perché ciò che si tende a fare, per esempio anche oggi, è mantenere artificialmente basso il tasso di interesse, immaginando che in questo modo si stimolerà l'economia. Ma ciò che avviene proprio facendo questo è in realtà un forte disincentivo al risparmio e quindi all'investimento. Il tema però sul quale voleva concentrare la sua attenzione, perché è molto importante ovviamente sia per la Francia che per l'Italia, è quello della regolamentazione del mercato del lavoro. Cioè ovviamente ricordavo un problema col salario minimo, no? Quando viene fissato un salario minimo, ciò che avviene è che di fatto si rende, si penalizzano senza proprio quei lavoratori che si dovrebbe invece elevare nella regolamentazione. Perché? Perché sono persone che hanno dei talenti ancora poco sviluppati, che non sono ancora state formate per poter invece essere più utili al sistema e pertanto percepire un salario maggiore, e quello che avviene è che molto spesso costoro vengono semplicemente lasciati fuori dal mercato del lavoro. Quindi una norma che dovrebbe servire per consentire a tutti di guadagnare un salario più alto finisce invece per determinare una situazione in cui proprio quelle persone che voleva aiutare non percepiscono del tutto un salario, perché non è più conveniente assumere. Ma il tema che gli interessava più che questo, che riguarda, se vogliamo, un problema molto semplice di determinazione pubblica del prezzo del fattore della produzione, è invece il tema della regolamentazione. Tutti i sistemi di regolamentazione del mercato del lavoro, ricordava, sono improntati a una logica almeno latamente marxista, ovvero tutti tendono a partire dall'idea che i salariati siano un gruppo di sfruttati bisognosi di tutela legale contro invece i datori di lavoro. Da prima il professor Salen ricordava come questo sia un problema rispetto proprio alla teoria dell'impresa, no? Perché? Perché la teoria dell'impresa ci dice che l'impresa è un fascio di contratti. I contratti si determinano di norma in quasi qualsiasi situazione nel caso in cui entrambe le parti ritengano convenienti le condizioni che vengono loro proposte per la stipula di quel particolare contratto. Ma il problema è anche, diceva, persino terminologico. Non solo la regolamentazione, ma l'intero linguaggio tende ad assumere che non ci sia in realtà solidarietà tra figure che sono per a tutti gli effetti sulla stessa barca, che appartengono, per così dire, alla medesima avventura produttiva in una singola impresa. Non solo non si capisce, non c'è solidarietà sotto quell'aspetto, non solo si immagina che esista una asimmetria potestativa proprio tra salariati e datori di lavoro, ma non si arriva neanche a comprendere un fatto, se vogliamo, molto banale, cioè che è esattamente come in un divorzio: nel momento in cui non c'è più una relazione di rispetto o di interesse reciproco, è molto meno doloroso separarsi, separare i propri destini, che cercare invece di stare insieme. A questo proposito, e proprio rispetto a questi problemi di linguaggio, ricordavo un esempio famoso di Frédéric Bastiat, del quale diceva: leggetelo, perché è una meravigliosa esperienza leggere Bastiat. Per spiegare la nascita dell'impresa, Bastiat descrive questa situazione, cioè descrive una situazione nella quale ci sono dei lavoratori che si sono uniti, hanno deciso di cooperare per realizzare un certo bene, per produrre una certa cosa. Ma a un dato momento, mentre stanno cooperando per produrre un certo bene, si accorgono sostanzialmente di due cose. Da una parte, che, come dire, pur avendo ciascuno di loro delle competenze, delle attitudini, dei talenti, fanno fatica ad organizzarsi, fanno fatica a far funzionare questo. E dall'altra, il fatto di cooperare per produrre un certo bene significa incorrere in tutta una serie di rischi, per esempio anticipare parte del capitale che è necessario perché la produzione cominci. E quindi questo esperimento mentale di Bastiat, guardate bene, sto parlando di un autore sostanzialmente
degli anni 40 dell'Ottocento. In questo esperimento mentale Bastiat presume invece che siano i lavoratori ad assumere un imprenditore, cioè ad assumere una figura che si faccia carico di una serie di rischi e che nello stesso tempo si faccia carico di fare quella cosa che loro, ciascuno dei quali è molto bravo a fare un pezzo, per esempio, di un bene, non è in grado di fare, cioè organizzare l'interazione degli uni con gli altri. Perché anche l'esempio della regolamentazione del mercato del lavoro è un esempio di un circolo vizioso? Per un motivo che noi conosciamo bene, se non altro per il dibattito sull'articolo 18 di queste settimane, cioè perché quanto più si rende difficile alle persone divorziare nei loro rapporti di lavoro, tanto più si disincentiva l'assunzione di nuovi lavoratori. E questo è effettivamente un circolo vizioso perché, diceva Saleh, indubbiamente più cresce la disoccupazione, più diventa difficile trovare lavoro per eventuali nuovi disoccupati. E pertanto c'è una grossa pressione nei confronti della classe politica perché invece tutelino coloro che sono abbastanza fortunati da avere un lavoro in quel momento storico. Quindi da una parte la regolamentazione comincia a rendere più difficili nuove assunzioni, la disoccupazione cresce, ma più cresce la disoccupazione, più c'è bisogno di ulteriori interventi a beneficio invece di coloro che i disoccupati auspicabilmente vorrebbero non diventare. Se noi immaginiamo una situazione di pieno impiego, in una situazione di pieno impiego il licenziamento di un singolo lavoratore è una questione pressoché influente. Perché? Perché la facilità a trovare un altro impiego è, per l'appunto, scusate il bisticcio, molto facile. Diceva, se vi ricordate alcuni articoli di alcuni anni fa, quando gli Stati Uniti tendevano, più di quanto non facciano oggi, verso il pieno impiego, ricordate anche un'esperienza forse non così comune per i francesi, cioè il fatto che i loro imprenditori facevano a gara a moltiplicare benefit, welfare privato e altri strumenti per trattenere i lavoratori in un certo posto del lavoro, perché per l'appunto in una situazione di pieno impiego era molto facile che questo divorzio si compiesse per mano, per così dire, del lavoratore. Volevo concludere questa parte sul mercato del lavoro dicendo una cosa un po' paradossale, cioè che in determinate condizioni è persino un dovere del datore di lavoro licenziare. Perché è un dovere del datore di lavoro licenziare? Non vuole prendere pomodori ortaggi questa sera, la ragione per cui è un dovere del datore di lavoro licenziare è che tutti i progressi economici che si sono osservati nella storia dell'umanità coincidono con un aumento della produttività e con la presenza di innovazione. Quando c'è innovazione, alcune attività diventano obsolete da una parte, mentre vi sono attività innovative nuove che richiedono l'impiego dei fattori della produzione. Quindi il licenziamento, la liberazione dei fattori della produttivi impiegati in attività obsolete è ciò che consente la loro ricollocazione a vantaggio invece di attività innovative. Voleva concludere questa parte con un piccolo esempio che riguarda una situazione un po' strana oggettivamente, che è quella della Nuova Zelanda, piccolo paese che assomiglia a un'Italia rovesciata solamente per la forma sbaccatina. A metà degli anni 90 c'è stato un ministro, Richardson, la quale ha deciso di abolire tutte le regolamentazioni sul lavoro. L'effetto dell'abolizione delle regolamentazioni sul lavoro è stata sostanzialmente, in pochi mesi, il dimezzamento della disoccupazione. L'unica disoccupazione che è aumentata è stata quella dei leader sindacali. So, I think that quite often politicians don't understand the real behavior of people, they don't understand the principles, or I may say they have no interest in knowing the principles, because if they knew the principles of human action, they would lose their role, their job, because they would have to let people be free, and that's one reason more why I wrote a small book. So I would like very shortly to go on about principles, to speak about principles, and the principles of a free society. These are ideas which have been developed in my book, Liberalismo.
And maybe more specifically, I would like to explain rapidly why one can say that capitalism, which is quite often much criticized, why capitalism is the only system which has ethical foundation. I personally define capitalism as a system of legitimate rights. And I would like just to explain what I mean by legitimate. To do that, I would firstly call what is liberty. It can be said that a man is free if ever he can act without the consent of other people. So it is a more or less negative definition of freedom. That's it. Liberty implies that, the absence of constraint. And it is, by the way, obvious that the state is using constraint. It is even a definition of the state. The state is this institution which has a monopoly of legal constraint. But it is not because it is legal that it is legitimate. And for this reason, by principle, people ought to be very critical of the state, because it is just the opposite of what is normal for a human, for a person, which is to be free to act without the interference of others obtained by constraint. So, freedom is a real expression of the nature of man, because individuals are able to think, to act, and we have to get rid of all the collective expressions as if there was were mind and possibility to act of collectivities. Only individuals act and think. And I must add that what is specific of humankind is that people are rational. It means that they are able to use their mind to determine what they want to do and to determine the best ways to get it. Resources are not things falling from the sky. Resources are always created, and always created by human efforts and human mind. So every human action is an intellectual action. And so this brings me to the problem of property, because we could also define liberty as a fact that someone is his own owner. He doesn't depend from other people. He's the owner of himself. But you cannot own yourself if you don't own the fruits of what you are doing. And that's, to me, the foundations of the legitimacy of individual property rights. Property rights are legitimate as long as far as they are linked to a process of creation. And I think that's very important, that it gives an ethical dimension to the problem of property rights. I think it is a reason for us to be respectful of property rights. I know that, unhappily, in our societies, quite often, it is considered as old-fashioned to speak about property and so on, but it is sad, because property is really an expression of human nature. So we have to defend individual property, and once more, what the states are doing is by nature
attacking property. Taxation, for instance, is an attack on property which is obtained by the state by constraint. So we have to be aware of ways of legitimate property rights, and whenever legitimate property rights have been defined, it is possible to determine to which extent people are responsible. Responsibility is also an important element of a free society, which is also too often forgotten. I think that quite often when there is some social or economic problem, it is necessary to look at the way responsibilities are organized. And one main problem of our time is the fact that individual responsibility has been forgotten quite often. Being responsible means that you get the consequences of what you are doing, the negative or positive consequences of what you are doing. And from this point of view, there's also a utilitarian justification for liberty, because whenever you get the consequences, you are induced to take the good decision and to use resources you have created in the best way. And the problem of the state is that people are not really responsible because they decide for others and they don't get the consequences, they don't bear the consequences of what they have decided. Maybe you will tell me anyhow they have to be elected and so they care about the reactions of opinion. But it is a very vague and collectivist way of introducing responsibility, political responsibility. Because, for instance, in a democracy, you can always find a way for politicians to give benefits to a given category of people at the expense of others, because it is impossible to give benefits without taking resources from other people. But politicians are very skillful in trying to hide the real burden of what they are doing. And for instance, there are a lot of taxes which are paid by people and they don't know they pay. They don't know they pay. So each people, each category of people is asking for some benefits from intervention from the state at the expense of other people, and little by little there is this pyramid of benefits. And once more, I attempted to quote Frédéric Bastiat. It is a famous sentence of Frédéric Bastiat. He said that the state is this illusion by which everyone tries to live at the expense of other people. And I think it is quite true, especially now. Spesso i politici, diceva il professor Salerno, non apprezzano quelle che sono le determinanti del comportamento umano, non si interrogano sulle sorgenti dell'azione umana, non lo fanno, ritiene anche perché in qualche maniera interrogarsi, diciamo prima, sulle cause della malattia e non sui sintomi andrebbe in realtà contro i loro interessi. Per questo vuole portarci a concludere pian piano questo discorso mettendo invece a fuoco quelli che sono i principi della società libera. Nei suoi libri, a cominciare dal liberalismo, nel quale si occupa più che altrove di teoria liberale, se vogliamo dire così, si sostiene che il capitalismo è l'unico sistema che abbia delle fondamenta etiche. Il capitalismo, per Salerno, è il sistema basato su diritti legittimi. Per capire questa definizione bisogna passare attraverso una serie di altre definizioni. La libertà, nella sua prospettiva, va definita essenzialmente come assenza di coercizione. Noi siamo liberi di fare delle cose quando qualcuno non ci impedisce di farlo. Per definizione
restrizione, lo Stato, il compito dello Stato è impedirci di fare delle cose, lo Stato è per l'appunto il monopolista della violenza legale, non sempre legale però, dice Salemi, coincide invece con un criterio di legittimità. E proprio per la natura dello Stato, per questo suo essere monopolista della coercizione, che bisogna sviluppare un'attitudine critica verso tutto ciò che ci viene da esso. Perché? Perché sostanzialmente quando abbiamo a che fare con un'istituzione che può permettersi di fare cose che nessun'altra persona nella società può fare, bisogna essere sospettosi nei suoi confronti. La libertà è un concetto, sostiene Salemi, è una condizione quasi naturale delle persone, naturale in questo senso, nel senso che noi tutti siamo individui e come individui abbiamo una serie di facoltà e una serie di tensione, no, rispetto al mondo che ci circonda. Un punto fondamentale egli voleva toccare. Lui dice noi siamo persone razionali, non nel senso che siamo persone perfettamente informate o persone che fanno sempre la scelta giusta, se è così per alcuni di voi complimenti, ma siamo persone razionali perché abbiamo a disposizione delle facoltà che ci consentono di pervenire a una nostra visione del mondo, a pensare quale può essere la strategia migliore per fare determinate cose, immaginare quali sono gli strumenti o la strada opportuna per andare da altri, sapendo che ovviamente ci capita molto spesso di sbagliare. Queste facoltà sono, come dire, quelle che ci danno anche una cosa che ci è davvero peculiare come esseri umani, cioè una grande capacità creativa. Le risorse delle quali molto spesso parliamo non sono mai la manna dal cielo, qualsiasi risorsa, anche qualsiasi bene naturale nel momento in cui deve diventare utile per uno scopo, nel momento in cui diventa un bene, in senso proprio deve essere creato, ricreato, trasformato. Allora si arriva per questo alla idea di proprietà. L'uomo libero è l'uomo proprietario di se stesso, no? Una persona è libera nel momento in cui è proprietario del suo corpo, può decidere dove stare, può muoversi senza essere vincolato dalla sua libertà di movimento, eccetera, eccetera. Però perché l'uomo sia proprietario di se stesso, dice Salemi invertendo una formula famosa, perché tu non possiedi te stesso se non possiedi i frutti del tuo lavoro. Il modo in cui tu vedi che possiedi te stesso è che tu possiedi i frutti del tuo lavoro. Quindi la proprietà è nella sua visione legittima e ha una sua dimensione etica proprio perché è così profondamente legata al processo creativo, a ciò che ci consente di trasformare il mondo, la realtà nella quale noi viviamo. Ma il concetto di proprietà è anche profondamente legato al concetto di responsabilità. Uno dei grandi problemi, diceva il professor Salemi poc'anzi, che noi abbiamo quando discutiamo di problemi sociali è che noi parliamo per aggregati. Parliamo per aggregati, utilizziamo nomi e formule collettive, invece non andiamo spesso a pensare alle responsabilità concrete delle persone. Si è responsabili, si è in una condizione di responsabilità nel momento in cui si porta il peso delle conseguenze delle proprie azioni. Questa è una cosa che oggi, come dire, in tanti ambiti della nostra vita tende un po' a svalinarsi, perché invece quello che noi vediamo è che esiste all'interno del sistema politico e sociale, insomma, una sorta di tentativo organizzato di allontanare gli individui dalla responsabilità delle loro azioni. Questo è vero soprattutto quando noi andiamo a vedere il modo in cui opera la classe politica. Si può dire che la classe politica è responsabile nel senso che la democrazia viene eletta e pertanto è sottoposta, no, al giudizio dell'opinione pubblica e del corpo elettorale. E tuttavia, da una parte, questo giudizio dell'opinione pubblica molto spesso è un concetto estremamente vago. Dall'altra esistono per esempio tempi, come dire, cicli politici, tempi nei quali si appalesano quelle che sono le conseguenze di una particolare azione, di una particolare politica, che non necessariamente coincidono col ciclo di vita di un particolare esponente politico in quanto tale, non sul ciclo di vita in quanto essere umano. Non solo, vi sono delle dinamiche che sono intrinseche al processo politico per le quali, per esempio, è molto facile
per i decisori attribuire benefici ad alcuni togliendo risorse ad altri, perché ogni qualvolta si attribuisce un privilegio, un beneficio, si stanziano delle risorse a favore del gruppo sociale, da qualcuno queste risorse devono essere tolte. Neanche la classe politica ha a disposizione la capacità di creare risorse da noi. Però non solo i politici molto spesso non hanno, come dire, non si vede nel loro ciclo di vita in quanto politici l'effetto delle azioni che hanno determinato, ma ciò che è più rilevante è che sono molto bravi a ingarbugliare le carte, a fare in modo che le stesse persone non si accorgano appunto che non c'è solo un visibile beneficio per alcuni, ma dall'altra c'è anche una sottrazione di altre cose ad altri. A questo proposito il professor Salerno ricordava che la complessità dei nostri sistemi fiscali, per esempio, per cui non solo vi sono moltissime imposte che noi non sappiamo di pagare, ma è anche molto difficile che noi si sappia, per esempio, per quale ragione stiamo pagando una certa imposta, che cosa quell'imposta va a finanziare. E concludeva con un'altra citazione di Frédéric Bastiat. Devo dire che stasera viene, c'è un invito alla lettura di Frédéric Bastiat, perlomeno pari all'invito alla lettura di Pascal Salerno, una citazione che c'è bene, ma che dice che lo Stato è la grande finzione attraverso la quale tutti cercano di vivere alle spalle di tutti gli altri. So, global problems of microeconomy. I already mentioned the problem of your austerity situation in which our country is. And I think that the principles I recall very rapidly can help explaining this situation. Let me first mention the problem of growth. Why is there growth? Growth is the unforecast consequence of millions and millions of decisions and actions by rational people. And it is the growth will be the higher, the freer will people be to decide. And because when they decide to act in order to get some better situation in the future, it depends on the return they will get and the risk they are bearing. And the state is increasing the risk and decreasing the return, either by the taxes, and I will come back to that, and or by regulations, and I already mentioned the problem of regulation. The state is introducing a risk for the following reasons. Once more, I think it is important to compare what happens in the civilized part of the society, which is a private one, and what is done in the public sphere. In the private sphere, the people are signing contracts, and whenever they are signing a contract, they have to honor the contract, and it gives certainty. One of the roles of the contract is to give certainty to people. Each contractor is obliged to honor his contract. The way the state is working is quite different. It is a discretionary way. At any time, the state can change taxation, change monetary policy and so on. So an activity, for instance, which was profitable with a given tax environment becomes no more profitable. So I really believe that the state is, in our time, the most important cause of instability and risk. And it is really paradoxical because in all textbook in economics, one can read that one of the main roles of the state is to do a stabilization policy, but it is doing exactly the reverse. I will refer to monetary policy quite soon, but I think it is quite clear also with taxation.
I think that this is the reason why there are two reasons why there is a low rate of growth and a high rate of unemployment. The two reasons are the increased risk because of the state and the lower return because of the state also. I think we can say the same about unemployment, because there is only in reality one scarce resource, which is the human mind. In some sense, it is unbelievable, it is incredible that there is unemployment. How is it that on one side you have someone who would like to work and cannot find a job, and on the other side an employer who would be happy to hire a worker and cannot do it? Why is it? It is necessary because there are obstacles which prevent most people from going together and signing a contract. So the real reasons for these economic problems are state interventions, and it is also paradoxical that the state pretends to create more prosperity, to reshuffle growth by using some macroeconomic policies such as increasing public expenditures, Keynesian recipe. It's a view which is completely disconnected from the real behavior of people. The problems we have individual foundations. It is the behavior of people which make possible to explain why we have such a situation of low growth and high unemployment. From this point of view, I think that taxation has a very important negative, harmful role to play. I already mentioned the role of regulation. Let me just give some attention to taxation. Why is that? One main reason is that there is a double destruction of productive incentives by taxation. For instance, let us take the example of income tax. The more you are doing efforts, the more you have to pay taxes, so the less you are induced to do additional efforts. And it is especially true of the progressive income tax. I'm strongly against the progressive income tax, which has no justification, but it exists because it is always possible to find a majority of people to exploit a minority in the name of social justice and so on. But once more, there is a contradiction between this way of behaving of the state and what happens in the civil spontaneous life. I just give you this example. It is recognized, and it has been recognized for long, that any marginal effort is more costly for someone. And that's the reason why additional hours of work are paid more than the first ones. It has appeared spontaneously because corresponds to the human nature. And the progressive income tax is doing exactly the reverse. The more you are doing efforts, the more you are taxed. And so it is destroying the incentive to create resources. I already stressed the fact that you cannot oppose the interest of the workers, the interest of the businessman. It is in the interest of the businessman to have good workers, and it is in the interest of workers to have an employer, a
an entrepreneur who is motivated, who wants to innovate, to take risk, to create investment and so on. And so by destroying the incentive to make a force to invest, to sell and so on, taxation has a very harmful role, and I think that the high level of taxation we have in all our countries, in Italy, in France, is one of the main explanations of the low rate of growth. The other reason why it is destructive is that the state is distributing benefits for free, so people are induced to do less efforts because they have not to earn money in order to get some of their resources. They get them from the state. It seems to be free. We know that it is not because it is paid by someone. Taxation has also other harmful consequences. I already mentioned that it is destabilizing because it can be changed in a discretionary way by the state. But there is also an aspect of taxation which is important, which is that it is not at all transparent. People do not know what they pay, and they do not know what they pay for what they get. Once more, I do the comparison with the civilized world of business. When you are signing a contract, when you are buying something in a shop, you know what you pay, you know what you get. Whenever the state is providing goods and services, we don't know. We pay for things we don't get, which are obtained by other people, but even we don't know exactly what we pay. We don't know for the following reason. There is what is called tax shifts. Let me just take an example. Just imagine that there is a contract between an employer and a wage earner, and there is no tax. And then the state appears and creates a tax, for instance, a VAT, value added tax. When it is created, what happens? The contract has been signed by both parties, and the employer cannot increase his selling price because it is given by the market. If it was possible to increase prices at will, he would have done it already to get more profits. So he cannot shift the burden of taxation on the consumers. He has to pay the VAT when it is created. He cannot modify the contract, the wage contract, because once more it has to be honored. But what will he do? He will try over time to shift part of the burden of the tax over wage earners. How he does that? If there was no tax, he would have increased the salary, the wage, according to the progress in productivity. But as he has this tax to pay, he will increase less or not at all. So part of the burden of taxation will be shifted to the wage earners. But we do not know to which extent. And it is really incredible that in countries like ours, where taxation are nearly half the national product, we don't know exactly who is paying for that. And this is really something dishonest, a liar, and the more so that governments try to hide the burden. For instance, they like the VAT I just mentioned, because most people do not know that they pay the VAT. Maybe the entrepreneur is conscious of that. But there are a lot of taxation which seems to not to exist, but which do exist. Only the income tax is painful for people. But it is characteristic that both in Italy and in France, the income tax has been suppressed for a lot of people. It is pure political demagogy.
because people who don't pay income tax believe that the state is free, that they can get everything for free, and they are not fighting against the laws of the state. Let me finish just with rapidly with one final example, which is the one of the financial crisis. It has been said that the financial crisis we have had recently was a consequence of the fact that capitalism is unstable and unfair. This is completely wrong. It is in fact a consequence of state intervention. I have written a book on that and I will not develop this problem. I just want to mention that the main reason for this crisis has been the fact that at the beginning of this century there has been a very expansionary monetary policy with a very low rate of interest. And this low rate of interest induced people to make investments which normally were not profitable or were too risky. And we have seen, for instance, the problem of the subprime in the US. People have been induced to borrow money to buy flats and houses because there was a very low rate of interest. And when the rate of interest increased, they had difficulties in reimbursing what they had borrowed. So this very unstable monetary policy introduced instability, introduced distortions in the structure of prices and the production. And there have been several other causes of this crisis. I don't take the time to develop all of that. I would like just to mention one thing. As I just recalled, it has been said that capitalism has been responsible for this crisis because greedy capitalists have taken too many risks in order to get high profits. And so it is said the state has to regulate finance in order to have more stability. But there is one important point, which is the following. To explain that, I would like just to make a rapid comparison between two different situations. In the 18th or 19th century, there were a lot of small banks owned by one capitalist or a small group of capitalists who put their own money in the bank. And it is quite characteristic that at this time, the equity capital of the banks was about 50 or even 80% of the total balance sheet of the bank. So the capitalists were lending using their own money and did not take too many risks because they did not want to go bankruptcy. Now we have a completely different situation, and mainly I think because of state intervention, for instance, the idea too big to fail, so monetary authorities are saving from bankruptcy, big banks, so it is an advantage to be big. And the big bank has sometimes millions of small shareholders, and no one of them is able to make decisions. And they are the capitalists, the owners, but they have no decision power. And the decisions have been taken by managers who are wage earners, they are not capitalized. Don't put their own money in the bank. And so, for them, I agree, it is optimal to try to have a high profits in the short run. They don't care too much about the possibility that the bank will go bankruptcy. And they take too many risks because of that. But it is a lack of capitalism which explains that, and not the fact, and not capitalism by itself. And I think that we are living in our time with a lot of confusions about what is exactly capitalism, and we have some situations which are far from being capitalism, or we have what is called chronic capitalism,
which is the fact that especially people who are close to the political power are doing business. The Peruvian economist Hernando de Soto explained that in his country, and I think it is the same in many countries, those who are called capitalists, the big firms and so on, in fact, are not real capitalists. They are nomenclaturists. They benefit from privilege, from the political power, protections and so on, because they are close to the political power. And he explained that the real capitalists are all the poor people who are in the shadow economy and who have to overcome the obstacles of regulations, taxation and so on, who cannot become too big because they would be visible and they would have to pay taxes to obey the regulations and so on. But these people are the real capitalists because they are doing efforts, they try to accumulate capital, they are legitimate owners of their business. So I think that one of the great problems of our time is the fact that we have a lot of confusions about the reality of things as important as capitalism, and people have been educated with this idea that capitalism was dangerous, it was supporting, we'll say, people against poor people, great firms against small people, and so on. All this is wrong, and I think that the problem we have, beyond the political problem, is an intellectual problem, and that's why we have a lot of job to do in order to try to change the minds of people and to let them recognize the reality of things. With the recent crisis and so on, I think that there is some change of opinion, this is that in France, but people have not yet the intellectual instruments in order to really be able to change the system, and the politicians certainly will decide important reforms only when the state of opinion will have changed. And I would want just to finish with one example. When Mrs. Thatcher came to power, and you know that she really changed the situation in the UK before. Before her, the UK was considered as an ill country in Europe, and she restored prosperity. So when she became Prime Minister, one of the first things she did was to write a letter to someone we have well known, a friend of us, Ralph Harris, who became, she decided, Lord Harris of the High Court. Because he had been the president of a very influential think tank, the Institute of Economic Affairs, and she wrote to him, it is because of all the work you have done to change the ideas in UK that it was possible for me to come in power and to try to change things. So I believe that the power of ideas is very important, and it is, I think, our moral duty to try to spread the ideas which are in favor of the best work for all of us. Thank you, and thank you to Alberto Vindani for this question. Passa in rassegna una serie di problemi, ha già parlato prima dell'eurosclerosi, l'eurosclerosi ci porta al problema della crescita, ma per capire dove stia la ragione della bassa crescita dobbiamo pensare che la crescita è la conseguenza non prevista di milioni e milioni di azioni delle persone. Quindi perché ci sia più crescita deve esserci più libertà individuale. Perché? Perché nel momento in cui sono le persone a decidere volontariamente di avviare degli scambi, di entrare in relazione gli uni con gli altri,
lo fanno perché verosimilmente immaginano che quegli scambi possano consentire loro di passare da una situazione meno conveniente a una situazione più conveniente, di migliorare la propria condizione. Ciò che fa purtroppo lo Stato, soprattutto in questa fase, è aumentare i rischi e invece ridurre i ritorni di tali azioni, di tali scambi. Perché lo Stato possiamo dire che aumenti i rischi? Sarei ci propone di guardare in questo momento a quella che chiama da una parte la parte civilizzata della vita, cioè la sfera privata, e dall'altra invece alla sfera coercitiva. Quello che avviene nella sfera privata è che ciascuno di noi sottoscrive una serie di contratti sostanzialmente per ridurre le incertezze della sua vita. Quando noi siamo vincolati l'uno all'altro con un contratto, ci aspettiamo che le nostre controparti quel contratto lo onorino. Se non lo onorano, ovviamente ci arrabbiamo o li proviamo a costringere a onorare. Quello che invece fa lo Stato, dice, è tendenzialmente aumentare continuamente l'incertezza. Questo è paradossale perché, come dire, sui libri di testo si legge che lo Stato dovrebbe essere un grande stabilizzatore, ma in realtà il metodo della decisione pubblica è fondato sulla discrezionalità. Noi osserviamo questa discrezionalità nei cambiamenti delle norme, delle regolamentazioni, ma lì osserviamo in maniera molto chiara anche nel sistema fiscale. Ciò che produce questa discrezionalità e la ragione per la quale si ha un'incertezza nella vita delle persone è, per esempio, che attività che prima erano profittevoli o lecite a un cambiamento di regolamentazione smettono di esserlo, non perché non vi sia più la domanda per quell'attività, ma semplicemente perché legalmente le si è rese non più profittevoli. Quindi la ragione per la quale oggi noi stentiamo ad avere più crescita è che gli scambi di attività delle persone hanno, incorrono da una parte troppi rischi e dall'altra hanno invece pochi ritorni, e questo, dice Salem, è riconducibile soprattutto alla sfera pubblica. Una delle ragioni per le quali noi questo non lo vediamo però è che invece il dibattito pubblico resta fortemente legato a degli aggregati. Ma secondo Salem, alla fine, se noi andiamo a vedere perché non si compiono questi scambi, perché le persone non pongono in essere nuove attività, eccetera, 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 noi dobbiamo sempre fare i conti con delle motivazioni che sono micro, per così dire, che attengono il comportamento e gli incentivi con i quali le persone si confrontano. Ora, cercare di dare a queste risposte e a questi problemi micro, scusate, delle risposte macro non porta da nessuna parte. A questo proposito, sul tema della tassazione, secondo Salem vi sono due grandi problemi, perlomeno relativi alla tassazione. Il primo grande problema relativo alla tassazione è ovviamente che la tassazione sottrae risorse agli individui. In particolar modo la tassazione progressiva sottrae risorse a quelle persone che tendono a porre in essere maggiori sforzi, che tendono a cercare di progredire nella propria situazione individuale. Ovviamente il problema non è solo per chi è già, per così dire, progredito nella sua situazione individuale, ma è soprattutto per il disincentivo che pone rispetto al fatto che persone possano decidere di lavorare di più, di fare più cose. Ora, se noi guardiamo, lui dice, la parte privata della nostra società, vediamo che tendenzialmente gli straordinari si pagano di più. Perché? Perché è la natura umana che lo sforzo marginale sia il più difficile da compiere. Sia al contrario, la tassazione progressiva si basa esattamente sul principio opposto. Quindi ciò che fa è sostanzialmente ridurre o distruggere in alcuni casi gli incentivi a creare ricchezza. L'alto livello della tassazione e anche l'elevata progressività è forse il maggiore problema che hanno i nostri due paesi, Francia e Italia. Ma l'altro grande problema, per certi versi simile, della tassazione è legato al fatto che la tassazione, nel momento in cui, abbiamo già detto, lo Stato non redistribuisce che le risorse che ad alcuni sottrae, è basata su meccanismi discrezionali, ma anche consapevolmente ingannevoli. Perché? Perché le persone non sanno da una parte
quello che pagano, e dall'altra non sanno comunque a beneficio di chi o beneficio di cosa le imposte che si pagano vanno. Per quanto riguarda ancora questo problema, Saleh suggerisce un'analogia col settore privato. Quello che avviene nel settore privato è che, in grosso modo, quando noi andiamo a comprare una cravatta piuttosto che una bottiglia d'acqua, sappiamo quanto ci costa, sappiamo di cosa otteniamo in cambio. Quello che invece avviene nella sfera pubblica è che abbiamo difficoltà a capire quante imposte stiamo pagando e chi le sta pagando, e abbiamo difficoltà a capire a che cosa vanno a finanziare tali imposte. Non c'è solamente un problema di per così dire centrifuga redistributiva, c'è un problema che è relativo al fatto che il carico fiscale molto spesso viene ribaltato su soggetti che non si accorgono che il carico fiscale viene ribaltato loro. Saleh faceva due esempi: uno è una tassazione di impresa più elevata, dalla quale finiscono per pagare il fio i lavoratori e non solo le imprese o gli imprenditori, come spesso si dice, e l'altro elemento, l'imposta sul valore aggiunto, rispetto alla quale molte persone non sanno che ciò che vanno a comprare non è come dire, non stanno semplicemente pagando il prezzo di quell'articolo, ma il prezzo più per l'appunto l'imposta sul valore aggiunto. Solo l'imposta sui redditi, sostiene, è in qualche modo trasparente, ma anche in questo caso noi abbiamo costruito un sistema di esenzioni fiscali dall'imposta del reddito che è votato precisamente a illudere una parte della società che essa non paghi imposte quando invece essa stessa le paghi. L'altro esempio che voleva fare in conclusione era quello, ovviamente in questione amplissima, della crisi finanziaria. La crisi finanziaria è molto spesso ricondotta all'instabilità del sistema capitalistico. Lui sul tema ha scritto un libro e quindi raccomandiamo il libro e cerchiamo invece di sintetizzare questa grande questione. Ma diciamo così, i problemi sono che molto spesso in realtà quello che pare essere stato un problema di instabilità di mercato è, diciamo così, rintracciabile nelle sue cause a politiche pubbliche. Per esempio, la principale causa della crisi, dice, ricordiamo almeno questo, è una politica monetaria di bassi tassi di interesse che si è protratta per lunghi anni all'inizio del secolo. Che cosa ha fatto questa politica monetaria espansiva con bassi tassi di interesse? Ha sostanzialmente indirizzato l'impiego di determinate risorse verso investimenti, scusate, che in situazione normale, tra virgolette, non si sarebbero mai fatti, incentivando una presa di rischi eccessiva. Il caso classico in questo caso è quello, per l'appunto, dei mutui subprime negli Stati Uniti, cioè una situazione nella quale le persone che non avrebbero potuto di fatto permettersi l'acquisto di una casa sono stati indotti ad acquistarla. Perché? Perché per l'appunto la politica monetaria li spingeva in quella direzione. Ovviamente poi il money investment è tanto un esempio classico, più classico è ovviamente relativo ai beni capitali. Secondo punto, il capitalismo è responsabile della crisi. Sotto questo aspetto Saleh torna di nuovo su un tema che ha più volte affrontato, cioè quello di una certa difficoltà terminologica, di problemi lessicali. Pensiamo a un'epoca nella quale ovviamente c'erano enormi differenze, ma possiamo dire che ci fosse più libertà economica che nel tempo presente, nel XVIII-XIX secolo. Quando guardiamo l'attività bancaria, che come essa si svolgeva in quel tempo, noi vediamo che era svolta tendenzialmente da un grande numero di istituti di credito. Questi istituti di credito erano attività imprenditoriali in senso proprio, erano proprietà di persone o famiglie, potevano fallire, ogni tanto fallivano, ma avevano un equity altissimo, avevano sostanzialmente un capitale che era pari grosso modo all'80% del loro bilancio. Ciò che invece noi vediamo oggi è il fenomeno al quale ci riferiamo spesso quando parliamo di strategie normative o di impegni del legislatore, to pay to fail per esempio, è una situazione molto diversa, nella quale invece gli istituti di credito tendono a essere pochi, tendono a essere molto grandi, tendono a non essere proprietari
società di un singolo, di una famiglia, ma davvero un azionariato estremamente diffuso, milioni di azionisti i quali non hanno il potere di decidere, di influenzare le strategie di quell'istituto di credito, ma sono al contrario retti da manager, invece da salariati, ecco, che spesso sai ben salariati, i quali hanno incentivi radicalmente diversi, sono effettivamente molto più incentivati a prendere rischi importanti nel breve, perché sanno che, come dire, l'effetto boomerang sulla banca difficilmente si vedrà nel periodo nel quale sono amministratore delegato, direttore generale, e nello stesso tempo, come dire, non hanno per l'appunto la preoccupazione della gestione di un capitale che è loro. Per cui dice quello che molto spesso viene definito un eccesso di capitalismo, sotto altri aspetti potremmo al contrario ritenerlo una mancanza, no? un troppo poco anziché troppo capitalismo. Ora, questo non è solamente, diceva Salelli, un problema di norme. Perché? Perché nel momento in cui si arriva a una perversione del linguaggio dal suo punto di vista così pervasiva, per esempio noi chiamiamo capitalismo una cosa che gli americani chiamano crony capitalism, che noi in Italia conosciamo bene perché si chiama capitalismo di relazione, nel nostro paese abbiamo a che fare. In realtà lui dice, citando Hernando de Soto, uno studioso peruviano, in realtà abbiamo a che fare con quello che la traduzione orrenda, mi scuso, potrebbe essere definito nomenclaturismo, cioè sostanzialmente con l'estrazione di rendite ai danni della collettività da parte di pochi grandi beneficiari, quali sostanzialmente hanno non la superiore capacità di soddisfare gli interessi delle persone, ma una superiore abilità nel mantenere vivo un legame con il potere politico. Questo esempio ovviamente è caro a Hernando de Soto, perché de Soto ha studiato molti paesi in via di sviluppo, e quello che dice in alcuni libri, uno si chiama L'altro sendero e l'altro invece tradotto anche in italiano Il mistero del capitale, è che la vera attività capitalistica, cioè la vera attività imprenditoriale di questi paesi, non si compie nelle grandi imprese spesso di Stato o ex Stato, ma si compie nelle favelas, nei quartieri poveri, laddove tutta una serie di persone operano in zone talora grigie, se non nere, dell'economia, ma fanno di fatto attività imprenditoriale, cercano di soddisfare i bisogni di altre persone, e non invece vivono di rapporti col potere politico. Essendo un problema di perversione del linguaggio, per Salem questo è, come dire, un problema di chiarezza mentale, un problema di diffusione delle buone idee. Il suo riferimento era più volte la battaglia delle idee, che dice è molto importante. Quando la signora Thatcher arriva al potere del Regno Unito, non lo sappiamo bene, quindi alcune delle persone più volte erano dei nostri cari amici, quello che può fare la frontiera del possibile, politicamente parlando, è stata determinata in realtà da un lavoro intellettuale precedente molto vasto. Per questo lavoro intellettuale precedente molto vasto e molto faticoso, anni e anni di sconfitte anche sul piano del dibattito pubblico, la signora Thatcher per esempio comprendeva di dover essere grata ad alcune persone, cercò anche di dimostrarlo. Questo problema intellettuale, diceva però Salen, è anche un problema etico. Le persone che hanno delle convinzioni, che sono convinte di poter dare strumenti migliori per comprendere la realtà agli altri, sono chiamate a farlo. Ed è questa la ragione per cui ha scritto tanti libri, tra cui questo bellissimo sintetico Liberiamoci, ben tradotto da Lorenzo Maggi. Grazie al professor Salen per essere venuto all'Odison, ma nonostante il collegamento tra
la battaglia del ponte di Lodi, insomma, venire a Lodi è un evento straordinario per noi, abbiamo qui presente, lo ringraziamo ovviamente per i suoi libri che sono illuminanti e vi invitiamo a comprarlo. Abbiamo un sacco di leggerli, però no, cominciamo a comprarlo, poi col tempo si legge di getto e si legge molto volentieri. E poi ringraziamo ovviamente Alberto Mingardi innanzitutto per la disponibilità, la chiarezza oratoria che ci ha permesso di comprendere al meglio il pensiero del professor Salena, e ovviamente lo ringraziamo perché ci ha aggiunto del suo nel suo essere alter ego che in realtà non è. Io ringrazio tutti voi per la vostra presenza e vi anticipo che a dicembre presenteremo, come l'anno scorso, l'indice delle liberalizzazioni, ovviamente per il 2014. Vi ringrazio e vi auguro buona continuazione di serata.